Bentrovati a questo nuovo appuntamento, tutto al femminile anche questa settimana con Verso gli Altari, tutto al femminile perché ci occuperemo di religiose, di testimoni di fede che hanno lasciato davvero un segno profondo nella Chiesa e nel mondo. Vogliamo iniziare allora subito con la storia di Maria Domenica Lazzari, di cui vogliamo vedere una clip introduttiva. La venerabile serva di Dio Maria Domenica Lazzari nacque il 16 marzo 1815 a Capriana, in provincia di Trento, in una famiglia religiosa dove apprese le verità della fede. Si occupava con dedizione alla cura delle ordinarie incombenze domestiche, contribuendo anche al lavoro del mulino e dei campi. Fino al 1830 frequentò la scuola dell'obbligo. Nel 1828, insieme alla madre, si dedicò a curare gli ammalati di un'epidemia grave e infettiva. Colpite entrambe dal morbo, sua madre guarì, ma Domenica cominciò a soffrire di inappetenza, difficoltà respiratorie, febbre e tremiti, fino alle convulsioni. Inoltre, nella notte del 3 giugno 1833, subì un grave spavento per il tentativo da parte di sconosciuti di forzare la porta del mulino dove si trovava in quel momento. Nel 1834 le venne diagnosticata una grave anoressia. Nel gennaio 1835 riceve le stigmate alle mani e ai piedi e nel lato destro del costato. Di seguito, nel febbraio 1835, si manifestò anche la corona di spine al capo, grondante ogni venerdì di vivo sangue. Morì a Capriana il 4 aprile 1848, all'età di 33 anni. La venerabile fu una laica laboriosa, affezionata alla famiglia e vicina ai sofferenti. Visse la virtù della fede fin dalla fanciullezza, nel quotidiano, nutrendo uno specialissimo amore per Gesù, riempiendo di preghiera gli intervalli di lavoro al mulino, meditando con particolare trasporto la passione del Signore. Testimoniò la speranza teologale, soprattutto nella lunga malattia, e la espresse nel grande desiderio della vita eterna, suscitando e alimentando questa virtù in quanti l'avvicinavano. Nutrì una fiducia totale nel Signore, abbandonandosi a Lui con amore filiale. Verso il prossimo esercitò la carità fin dalla fanciullezza, in un servizio generoso, con tratto soave e gentile, ai malati e ai poveri, soprattutto ai bambini. Fu umile nello stile di vita. I fenomeni straordinari vennero vissuti da lei come luogo di preghiera, offerta e tantissimo dolore, evitando in ogni modo la visibilità. Al di là della sua personale e straordinaria esperienza mistica, visse una speciale appartenenza al Signore e alla sua croce. Non fu grande per l'eccezionalità dei fenomeni mistici da lei vissuti, ma per il modo con cui visse e testimoniò l'amore al Signore nella serenità ad accogliere la croce quotidiana. Ed abbiamo quest'oggi subito in collegamento Monsignor Giulio Viviani, che è postulatore della causa di Maria Domenica Lazzari. E allora a Don Giulio vogliamo subito chiedere chi era Maria Domenica Lazzari. Maria Domenica Lazzari era una ragazza, una donna, che è vissuta nella semplicità della sua casa, del suo paesino. Siamo nel 1800, lei nasce il 16 marzo 1815, il suo papà faceva il mugnaio, lei dava una mano al mulino, ma andava spesso anche con le mucche, con le pecore, al pascolo. Addirittura è andata anche a servizio di una famiglia, una persona molto semplice, aveva fatto appena le scuole elementari e viveva però una profonda fede. Addirittura per passare il tempo mentre era al mulino o al pascolo le piaceva leggere i testi di Sant'Alfonso Maria de Liguori,
leggere la Passione di Cristo e pregare come si usava allora e si usa anche adesso, semplicemente con la preghiera del Rosario. Vive questa vita molto semplice, alla sofferenza della morte del papà, e in quel momento ne risente profondamente, come anche risentirà profondamente di certi spaventi che prende mentre fa la custodia al mulino, soprattutto la notte. Ma poi c'è un momento particolare della sua vita, quando insieme con la mamma vanno a curare gli ammalati. C'era un'epidemia, una pandemia, come abbiamo appena trascorso anche noi oggi, che colpiva la gente, e con la mamma vanno ad assistere gli ammalati. Se non che poi la mamma si risana, mentre Maria Domenica non recupera più la salute. E da quel momento comincia una vita molto particolare. Passerà anni e anni senza più toccare cibo, senza più avere la possibilità di mangiare qualche cosa, di bere qualche cosa, quasi sempre a letto, accompagnata anche poi da un certo punto dai segni della Passione di Cristo. Porterà nella sua carne i segni delle stigmate, nelle mani, nei piedi, al costato, sulla fronte, segni che molti verranno a vedere. Abbiamo tantissime documentazioni di pellegrini che si recano fino a Capriana, questo paesino tra la Val di Cembra e la Val di Fiemme, siamo vicini alla Val di Fassa per chi conosce il Trentino, in un paesino molto isolato che non le permette di avere grandi contatti con la gente, ma tanta gente si recherà poi da lei proprio per incontrare questa, come la chiameranno, addolorata di Capriana, questa inferma che trasmette alle persone che la incontrano la parola di Dio, perché questo sarà il suo stile, la sua modalità di evangelizzare. E avrà dei doni grandi, riuscirà a distinguere per esempio le persone che si recano da lei per darle disturbo o solo per curiosità, al punto che chiederà al vescovo del tempo, il beato Giovanni Nepomuceno, decidere di proibire le visite a lei, e addirittura si impegnerà quello che era l'ora imperial regio distretto, siamo in quei tempi, siamo nel Tirolo austriaco, e le guardie impediranno alla gente di recarsi a Capriana da questa veneranda inferma per non darle disturbo. Avrà dei doni eccezionali, per cui lei, che era anche ignorante, capisce e parla bene il tedesco, e addirittura avrà delle possibilità di ascoltare per esempio l'omelia che veniva fatta dal parroco di Anterivo, un paesino oggi diocesi di Bolzano ma molto vicino a Capriana, e tanti altri doni molto particolari. Ma la grandezza di Maria Domenica Lazzari non sta tanto in queste manifestazioni del divino di cui lei avrà esperienza mistica molto profonda, ma in quella carità che lei ha esercitato fin dall'inizio e che eserciterà ogni volta che la gente si recherà da lei per ascoltare la sua parola. E lei, a giudizio anche di molti visitatori, avrà sempre la capacità introspettiva di leggere nelle coscienze delle persone e di dire una parola adatta. Si recheranno da lei medici che constateranno il suo stato di salute, la sua realtà, teologi, sacerdoti, laici, e persino da lei si recò almeno due volte il beato Antonio Rosmini, questa grande figura che non parlerà di Maria Domenica, ma certamente accompagnerà altre persone a vederla, a incontrarla. Secondo lui, quindi, valeva la pena incontrare Maria Domenica. Il vescovo di allora, il beato Giovanni Nepomuceno, decidere non si recherà mai da lei, ma la seguirà con attenzione attraverso i sacerdoti che sono lì presenti. E nelle sue visite ad Limina al Papa scriverà con grande rispetto di questa figura, di questa persona. Maria Domenica morirà poi a 33 anni, anche questo è un simbolo, l'età di Cristo. Morirà nel 1848, il 4 di aprile, senza nessuna agonia, consegnandosi alle mani di quel Dio in cui ha creduto e sperato. La sua causa è stata portata avanti in questi anni soprattutto da laici, da un gruppo di cosiddetti amici della Meneghina che hanno avviato la causa di beatificazione
che ha avuto l'esito favorevole finalmente lo scorso 21 marzo, quando sono state decretate l'eroicità delle virtù da lei vissute, poi l'approvazione del Santo Padre il 23 marzo 2023. Devo dire che in questi ultimi 2-3 anni il percorso della causa si è velocizzato, e in questo vedo che anche Maria Domenica aveva interesse a far sì che quello che tanti laici avevano chiesto diventasse una realtà. Ora attenderemo di vedere un miracolo che comprovi questa sua beatitudine. Carità dunque è offerta delle sofferenze al Signore, ma Don Giulio, qual è l'attualità del suo messaggio? Il messaggio di Maria Domenica Lazzari mi piace vederlo rivolto alle donne del nostro tempo, non per fare della piaggeria, ma vedendo in queste persone, in tante donne del nostro Trentino, soprattutto del passato ma anche attuale, persone che vivono il loro lavoro, la loro professione, il loro vivere in famiglia, nella semplicità quotidiana, come è vissuta Maria Domenica. Maria Domenica è simbolo e in qualche modo anche modello per tante donne che magari faticano a motivo delle situazioni della vita, portano in sé delle sofferenze per i figli, per i familiari, ma vivono nella semplicità il loro attaccamento al Signore Gesù, credendo in Lui e offrendo così la loro vita. Modello di tante donne che da noi hanno anche patito per tante situazioni familiari faticose, che sono emigrate da questa terra in cerca di fortuna, ma come Maria Domenica non hanno perduto la loro fede nel Signore. Credo che in questo Maria Domenica oggi possa dire una parola alla gente del nostro tempo. Grazie, grazie di cuore Monsignor Viviani e buon lavoro. Grazie a voi e buona continuazione. Grazie ai telespettatori anche. Brevissima pausa e poi di nuovo insieme. E da un'esperienza, qual è stata quella di Maria Domenica Lazzari, di una laica che ha vissuto sul suo corpo le sofferenze della Passione di Cristo, ad un'altra realtà tutta al femminile. Parliamo di Suor Anita Bindi e lo facciamo attraverso, come sempre, una breve sintesi biografica della sua esperienza. Suor Anita Bindi era una terziaria passionista. Nata ad Asciano, in provincia di Siena, il 9 ottobre 1915, da una famiglia di umili origini, a 21 anni si trasferisce con i genitori a Fogliano della Chiana, in provincia di Arezzo, nella porzione di una casa colonica in via del Colle Sant'Andrea. Avvia subito rapporti di buon vicinato con la famiglia Nocentini e in particolare nasce un'amicizia profonda con una delle figlie, Maria. Il grande desiderio di Anita era quello di abbracciare la vita monastica. Lo realizzò nel 1937 quando fu accolta dalle suore ospedaliere di Città di Castello, in provincia di Perugia. Tuttavia, vi rimase solo un anno a causa dei gravi problemi di salute che già cominciavano a manifestarsi, costringendola a frequenti ricoveri ospedalieri. Di lì a poco i medici le prescrissero un busto in ferro in grado di sostenere la spina dorsale fortemente compromessa dal morbo di Pott. Lo indossò per tutta la vita senza mai lamentarsi, nonostante i forti dolori. Prima di morire dispose la volontà di essere sepolta dentro quella gabbia. Anche la permanenza di Suor Maria in convento ebbe breve durata, sempre per problemi di salute. Nel 1951 la famiglia di Suor Anita fu costretta a lasciare la porzione della colonica dove viveva e i Nocentini si offrirono di ospitarla nella loro abitazione. Anita e Maria consolidarono così il legame di amicizia e alla morte dei genitori di entrambe si impegnarono per dare corso al loro progetto, trasformare quella casa in un luogo di preghiera e di accoglienza per sacerdoti e anziani. Fecero realizzare una piccola cappella e dalle autorità ecclesiastiche ottennero l'autorizzazione di farvi celebrare messa e custodire il tabernacolo.
La casa del Colle Sant'Andrea divenne ben presto punto di riferimento per tanti fedeli che alle suore si rivolgevano per pregare e cercare consolazione e sostegno alle sofferenze. Tra gli anni 50 e 60 vi furono anche numerose visite di alti prelati del Sant'Uffizio. Le due religiose ebbero contatti con i padri passionisti che le seguirono per diverso tempo fino a quando fu concesso loro di vestire l'abito dell'ordine religioso e fare voto di obbedienza. Dopo la morte di Suor Maria, Anita vive da sola per altri 20 anni, continuando ad occuparsi degli animali da cortile che curava personalmente e della gestione della casa, nonostante le sue precarie condizioni di salute le impedissero di fare tutto. Nel 2000 l'allora vescovo di Arezzo, Monsignor Flavio Roberto Carraro, che comprese appieno il carisma di Suor Anita, dispose d'intesa con l'amministrazione comunale di Foiano il trasferimento della salma di Suor Maria nella casa del Colle Sant'Andrea. Nel 2013 le condizioni fisiche di Suor Anita si aggravarono irrimediabilmente. Nel mese di febbraio arrivarono nella casa del Colle Sant'Andrea anche alcune suore dell'Istituto Religioso Apostole di Gesù Crocifisso di San Giovanni Rotondo, impegnate nella cura della suora. La loro presenza era giustificata dal fatto che il testamento di Suor Maria Nocentini lasciava la casa e i terreni circostanti alla diocesi di Arezzo. Il vescovo Carraro, con atto notarile, li affidò all'Associazione al Servizio della Divina Misericordia, fondata da Don Domenico Labellarte, uno dei figli spirituali di San Pio da Pietrelcina. Suor Anita muore a 98 anni, il 28 aprile 2013, dopo mesi di agonia, nei quali ha accolto con serenità la sofferenza e la consapevolezza dell'imminente fine del suo passaggio terreno. Ha continuato senza sosta a pregare per tutte le persone che a lei si rivolgevano. La salma è stata tumulata nella cappella della casa, accanto a quella di Suor Maria. Sulla lapide ha voluto che fosse scritta questa frase: accettare e offrire, in silenzio. Accettare e offrire in silenzio è il tema riportato anche nella biografia che la giornalista Lucia Bigozzi ha dedicato proprio a Suor Anita. E noi siamo in collegamento con Lucia Bigozzi, saluto subito dandole il benvenuta. Buongiorno, grazie dell'opportunità. Ecco, una figura straordinaria quella di Suor Anita Bindi. Dove sta la straordinarità di questa religiosa che ha vissuto nell'assoluto silenzio e nell'accettazione della sofferenza? Ma in una parola molto semplice, umiltà. Umiltà e semplicità. Era una suora davvero nascosta al mondo. Un po' mi viene in mente l'immagine evocata da Don Alvaro Bardelli, che è il sacerdote che l'ha conosciuta di Arezzo e che poi ha presieduto i suoi funerali. Lui usava per descrivere Suor Anita l'immagine della viola che sta nascosta nel prato, però il suo profumo è talmente intenso che si sente, che non passa inosservato. Ecco, lei ha vissuto la sua vita in preghiera e nel nascondimento, quindi lontano dal mondo ma fortemente radicata nel mondo, perché aveva parole di conforto e soprattutto lo strumento della preghiera per assistere, consolare, confortare e portare a Gesù tante persone che vivevano o attraversavano momenti di sofferenza e momenti di grande incertezza. Ecco, una religiosa vissuta all'ombra di questa realtà che oltre alla sofferenza l'ha vista a partecipare di un'amicizia molto forte, un legame bello che abbiamo sottolineato anche nella scheda con questa Suor Maria. Ecco, due vite intrecciate, due vite che hanno lasciato sicuramente un grande esempio. Ecco, coniugare l'amicizia, la fede, la realtà anche della vita religiosa è stato possibile per queste due donne? Sì, è stato possibile perché a un certo punto i loro cammini, i loro percorsi si sono incrociati e si sono uniti. Loro hanno avuto due storie parallele che a un certo punto si sono incontrate. Suor Anita trascorso l'anno di noviziato nel convento di Città di Castello, in provincia di Perugia,
e parallelamente nello stesso periodo Suor Maria invece aveva intrapreso l'anno di noviziato nel convento di Monte Sant'Avino in provincia di Arezzo, nel convento delle Benedettine. Poi entrambe, e non è un caso, niente è per caso, per problemi di salute incompatibili con la vita in convento, hanno dovuto per forza scegliere di uscire dal convento, quindi di abbandonare quell'esperienza che per loro era, diciamo, l'obiettivo, la missione, la preghiera, il raccoglimento, la contemplazione, e condividere insieme una vita fatta di preghiera, in questo casolare di campagna, con l'autorizzazione ovviamente del vescovo, all'interno del quale, come avete potuto vedere dalle immagini, c'è una cappellina, oltre alla cappella dove sono sepolte le suore, dove ogni sabato pomeriggio veniva celebrata la messa da un sacerdote, quindi veniva distribuita l'Eucaristia. Quindi loro hanno vissuto in questo piccolo mondo, accogliendo il mondo che da fuori suonava questo piccolo cancellino di ferro in cerca di aiuto e conforto. Ecco, sofferenza. Quindi è una vita, sì. Certo, ecco, sofferenze che l'hanno associata in qualche modo alla passione di Cristo, e questo lo si riscontra anche nello stesso percorso che è stato caratterizzato da questa bella realtà dei passionisti. Esatto, esatto. Lei aveva questo desiderio di diciamo, affiliarsi all'istituto dei passionisti, aveva una grande affinità spirituale soprattutto con Santa Gemma Galgani e San Gabriele dell'Addolorata, quindi aveva come riferimento due grandi santi passionisti. Con entrambi nei suoi scritti lei racconta di una quotidianità spirituale molto intensa, e quindi c'è questa frequentazione tra loro che ha accompagnato, ha attraversato tutte le fasi della vita di Suor Annita. Con Gemma ci sono delle similitudini veramente impressionanti per l'intensità e la profondità di una vita vissuta in preghiera, e soprattutto accettando, caricandosi sulle spalle, sulle piccole spalle, Suor Annita, così come ha fatto Gemma, i peccati, i problemi, le miserie del mondo, offrendole a Gesù in sacrificio per il loro riscatto. Cioè, come Gemma, anche Suor Annita ha scelto il voto di vittima, quindi insomma ha dedicato davvero la sua vita agli altri attraverso la preghiera. Rapidissimamente in conclusione, mi piace sottolineare un altro aspetto che ce la fa sentire molto vicina a noi: Gemma Galgani, poi Monsignor Carraro ed ancora Don Domenico La Bell'Arte. Una possibilità questa di sentirla vicino a noi per il legame con Padre Pio. Esatto, con Padre Pio ci sono le testimonianze che io ho raccolto nel lavoro che abbiamo fatto, il lavoro documentale sulla figura di Suor Annita, che serve a trasmettere la figura di questa suora, perché pensiamo, noi abbiamo costituito un comitato che si chiama Amici di Suor Annita Bindi, e il nostro intento è quello appunto di raccogliere materiale sulla figura della suora per trasmetterne semplicemente la figura e la spiritualità, perché siamo convinti che nella sua semplicità dal cielo Suor Annita continua a guidare tutti quanti noi. Io con lei, tra l'altro, come tanti di noi, abbiamo avuto storie di formazione, diciamo, siamo un po' tutti i suoi piccoli figli spirituali, tra mille virgolette. E quindi se la seguiamo, continuiamo a seguire il suo cammino, mettendola a disposizione di chi vorrà incontrare la figura semplice e umile di questa piccola, come la chiamo io, grande suora. Con Padre Pio ci sono testimonianze che abbiamo raccolto che ci parlano di una vicinanza spirituale. I due ovviamente non si sono mai incontrati, ma persone, pellegrini che sono andati in visita da Padre Pio, ecco, hanno avuto da Padre Pio la risposta su Suor Annita, quindi c'è la conferma che Padre Pio conosceva Suor Annita, e ai pellegrini che andavano da lui diceva: ma cosa venite a fare da noi, da me? Voi avete Suor Annita in Toscana. Ecco, come capitava quindi, spesso con altre figure, esatto, quindi, che lui riconosceva, certo. Esatto. Va bene, esatto, esatto. Quindi, grazie.
Grazie davvero di cuore, Lucia, per questa breve Grazie a ma voi. importante testimonianza. A presto. Noi ci fermiamo e poi subito dopo insieme. E come dicevamo, quest'oggi è una puntata tutta dedicata al femminile, tante testimonianze importanti, e allora voltiamo subito pagina e ci vogliamo occupare ora di Leonilde di San Giovanni Battista. Scopriamo la storia di Suor Leonilde Rossi. La venerabile serva di Dio Leonilde di San Giovanni Battista, al secolo Amelia Rossi, nacque a Lisignago, in provincia di Trento, il 10 novembre 1890. Rimasta presto orfana di padre e di madre, venne accolta a casa dello zio a Trento e 2 anni dopo seguì la cugina nell'Istituto dei Sacri Cuori di Gesù e Maria a Pola, in Istria, dove nel 1906 iniziò il noviziato. Il 18 giugno 1909 emise la professione religiosa temporanea e fu inviata nell'isola di Cherso, dove, completati gli studi, iniziò l'attività di insegnante. Il 2 agosto 1919 emise la professione religiosa perpetua. Dal 1919 fu superiora e direttrice didattica della scuola materna a Pola. Nel 1926 venne eletta consigliera generale della congregazione. E nel 1932 superiora generale. Confermata nell'incarico nel 1938, visse il secondo mandato molto provata per le condizioni di salute precarie. Peggiorando le condizioni fisiche, venne trasferita in una clinica gestita dalle suore di Nostra Signora a Vicarello, in provincia di Viterbo, dove morì il 12 dicembre 1945. La venerabile serva di Dio fu una donna di grande fede. Cercava l'unione con Dio attraverso la preghiera, desiderando compiere fedelmente la volontà di Dio. Pur sperimentando le fatiche del cammino dell'istituto e le numerose sofferenze fisiche, continuò a nutrire fiducia nel Signore. Sopportò le prove con pazienza, conservando la pace interiore. Affrontò con fortezza anche le opposizioni determinate dalla gelosia di alcune consorelle. La fede divenne operosa nella carità verso gli alunni, i colleghi di insegnamento, le consorelle e i bisognosi. Si spese con particolare generosità nel campo dell'educazione, divenendo punto di riferimento sia per gli studenti sia per le loro famiglie. I poveri e coloro che si trovavano a fronteggiare situazioni di difficoltà spirituali e materiali notavano la sua concreta dedizione. Durante la Seconda Guerra Mondiale si privava anche del necessario per donarlo ai poveri. Fu prudente nel governo dell'istituto che diresse con rigore e amore. La fama di santità è giunta sino ai nostri giorni, anche se circoscritta alla famiglia religiosa di appartenenza. Ecco, questa è la bella storia di Suor Leonilde. Noi abbiamo in collegamento la madre generale delle suore missionarie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, Suor Lorena Belinoschi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno Nicola, buongiorno. Ecco, Suor Lorena, allora vogliamo iniziare subito chiedendole quali sono gli aspetti principali, le principali caratteristiche di questa bella ed importante esperienza spirituale. Bene, come abbiamo ascoltato un attimo, abbasso un po' il volume. Sì, eccoci, qui noi ti sentiamo bene, Suor Lorena. Sì. Allora, come noi abbiamo ascoltato un po' nella storia, la vita di Madre Leonilde non aveva niente di straordinario, anzi, sotto una santità nascosta, amava esprimersi così. Preferisco una santità nascosta ad essere, ed essere come quelle viole mammole che si trovano fra i crepacci dei nostri monti. Innanzitutto, lei era una donna di grande fede. Si è abbandonata al Signore in tutte le circostanze, soprattutto in quelle più difficili, ad esempio nel guidare l'istituto in periodi di guerra, quando ebbe l'incarico di madre generale. Non solo esercitò lo spirito di fede, come hai detto bene nella sua biografia, ma lo si respirava nell'aria. Chi le era accanto era riempito di questo spirito, perché Madre Leonide lo inculcava.
Il suo spirito di fede era alimentato dal colloquio intimo con Dio. Le malattie, il periodo difficile della guerra, le difficoltà interne dell'istituto mai fecero vacillare la sua fede, poiché era fondata sulla roccia. Aveva un amore vero e profondo per il Signore e anelava la santità. Era grande lo zelo e il desiderio di fare in modo che le suore dell'istituto vivessero in profonda intimità con il Signore. E lei stessa diceva che ogni cosa, anche il piccolo atto, doveva essere fatto per amore di Dio e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore di Gesù e il cuore di Maria. Una cosa molto interessante che facciamo tuttora in alcune nazioni è la diffusione della consacrazione delle famiglie ai Sacri Cuori. Lei preparava queste famiglie con tanta premura e gli incontri, e in questo modo poteva entrare nei problemi di ogni famiglia, e molte di queste hanno ricevuto da lei grande sostegno e un vero aiuto spirituale. Spiccava la carità verso il prossimo, la bontà, il senso di maternità. Questa era una caratteristica molto importante di Madre Leonilde, la sua maternità, la capacità di mostrare il volto misericordioso del Signore. Durante la guerra molte erano le privazioni, ma lei diceva sempre: prima ai poveri, ai bambini e a coloro che sono senza tetto e stanno sotto i ponti, e poi se c'è qualcosa a noi che abbiamo a casa. In questo periodo si adoperò molto in aiuto ai sofferenti in modo ammirevole. Poi aveva un amore sconfinato verso la Madonna, che l'ha portata a farsi schiava di amore. Lei meditava più volte il trattato della vera devozione alla Santa Vergine di San Luigi Grignion Maria di Montfort e inculcava le consorelle. Fu una maestra di questa devozione che diffondeva con vera passione alle sue consorelle. Ecco, Suor Lorena, allora tutto questo ha contribuito ovviamente ad aprire un iter per la sua beatificazione e canonizzazione, ma insieme a quali altri aspetti? Sì, lei ha sempre goduto di fama di santità tra quanti l'avevano frequentata e ammirata, specialmente fra le sorelle, ma anche con le altre persone. Tanto che sin dal momento della morte si è cominciato a raccogliere le testimonianze su di lei, no? E questa fama continuò ininterrottamente anche dopo la morte. Già in vita la sua presenza invitava al rispetto, alla venerazione, perché si notava in lei che in lei aveva qualcosa di profondo e di sacro che palpitava. Infondeva questo spirito di Dio dove le persone si avvicinavano. Aveva il viso raggiante di chi gustava la presenza di Dio, anche nei momenti di sofferenza. Dicevano che quando si recava in cappella la vedevano tutta immersa nel Signore e il suo atteggiamento era coinvolgente. Viene ricordata come una persona ricca di tante virtù, e lo ha sempre dimostrato quotidianamente, qualunque fosse il suo incarico, la situazione o lo stato di salute. Allora abbiamo ancora un po' di tempo a nostra disposizione, Suor Lorena, perché mi piacerebbe soffermarmi in particolar modo sulla vostra realtà, sulla vostra congregazione, ecco, sulla scorta di quanto abbiamo detto riguardo Suor Leonilde di San Giovanni Battista. Però a questo punto le chiedo un piccolo sforzo d'attesa, ecco, ci fermiamo per qualche minuto, poi torneremo insieme e parleremo appunto della congregazione delle Suore Missionarie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Suor Lorena, a dopo. A dopo. Riprendiamo la nostra conversazione con Suor Lorena Belinoschi, Madre Generale delle Suore Missionarie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, riguardante l'esperienza di Madre Leonilde di San Giovanni Battista.
Abbiamo parlato della sua biografia, ovviamente sintetizzando gli aspetti principali, le caratteristiche principali della sua spiritualità, della sua esperienza. Ed ora vogliamo con Suor Lorena parlare di quella che può essere l'attualità del messaggio di Madre Leonilde. Sì, Nicola, per noi consacrate specialmente, la Venerabile lascia un esempio del dono della maternità, maternità spirituale. Il suo amore materno non ha conosciuto confini nei vari ambiti della sua missione, tra i bambini, nel periodo in cui insegnava, tra i colleghi di lavoro, come superiora, come direttrice della scuola Kerso, in special modo nel periodo del governo dell'istituto, tra i poveri e tutti coloro che si avvicinavano di lei. A proposito di questo, il relatore della causa, Monsignor Maurizio Tagliaferri, ha detto una cosa molto interessante. La testimonianza di vita di Madre Leonilde è valida oggi per il contesto attuale di relativismo ed edonismo. Rappresenta una risposta autorevole e un stimolo per tutti quanti vogliono dare un significato profondo alla propria vita, non riducendola semplicemente alla ricerca di soddisfazioni effimere. L'altro messaggio è che la vita della Madre Leonilde sin dalla gioventù è segnata dalla sofferenza e di dover affrontare ostacoli che si intensificavano col passare degli anni. Il fatto di aver perseverato nella sua vocazione e mantenere un atteggiamento di costante serenità e abbandono fiducioso in Dio è una prova del suo elevato livello di vita spirituale ed esempio per chi vive momenti di sofferenza. Aggiungo qui anche la sua profondissima intimità con il Signore, che l'ha aiutata a vivere ogni momento della sua vita. Ecco, sicuramente sono aspetti che influiscono molto anche su quello che è il modo di vivere la vostra realtà religiosa. E a questo proposito vorrei che ci soffermassimo per qualche minuto proprio sulla vostra congregazione, un po' di storia, qualche cenno relativo al vostro istituto e alla missione che vuole portare nel mondo. Sì. L'istituto è nato nel 1886 dallo zelo di Rosa Rosato e Rosa Dovidio. Loro sono nate a Lanciano e sono venute a Roma per iniziare l'istituto. Due anni dopo, nel 1888, Rosa Dovidio ha aperto una casa a Pola, nell'Istria, favorendo la crescita dell'istituto. Mentre a Roma e nelle città vicine, Rosa Rosato si adoperava per espandere la piccola congregazione con nuove presenze. Lo scopo iniziale era propagare il culto ai Sacri Cuori e realizzare opere di apostolato e di carità, più specificamente il catechismo nelle parrocchie e l'apostolato educativo. Posteriormente l'apostolato in Italia fu incrementato con l'assistenza ai malati, agli orfani, nei seminari, nei carceri, ai convitti, case di cura, cliniche e ospedali. E così l'istituto, crescendo e attento ai segni dei tempi, nel 1963 ha salpato gli oceani per operare con lo stesso carisma anche in Brasile, e poi in Corea, in Tanzania e Guatemala. E adesso c'è una sfida, una prospettiva di apertura anche in Vietnam. Questo sicuramente questo è una frontiera molto molto delicata ed importante. Ecco, ma con quale carisma? Sì, allora il nostro carisma è, come io ho accennato prima, e noi siamo nate per promuovere il culto al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, e incrementare la riparazione, ovviamente in un contesto più attualizzato, in particolare con l'adorazione eucaristica, assorbendo la spiritualità del Cuore di Gesù,
bevendo, no, di questo amore misericordioso che sgorga dal suo cuore trafitto e abbraccia tutta l'umanità. E al contempo promuovere la consacrazione delle famiglie ai Sacri Cuori e realizzare molteplici opere di carità. Il nostro carisma si riassume nella dimensione contemplativa e attiva che le fondatrici hanno trasmesso con la loro vita. Per esempio, Rosa Rosato, la sua vita era più caratterizzata dalla contemplazione. E Rosa Dovidio più dell'azione, tant'è vero che lei ha potuto costruire anche la scuola, una chiesa e promuoveva, no, l'apostolato. Quindi così noi siamo cresciute su questi due profili, no, di contemplazione e azione, approfondendo la spiritualità del cuore di Cristo e del cuore di Maria. Noi abbiamo come motto vivere la sequela del cuore di Gesù alla luce del cuore di Maria a servizio dei fratelli poveri e sofferenti. Le varie dimensioni del nostro carisma si manifestano nella dedizione completa di ognuna di noi ad annunciare il regno di Dio ai fratelli bisognosi e di conoscere l'amore misericordioso dei Sacri Cuori. E così noi, missionarie dei Sacri Cuori, operiamo in favore degli umili e dei bisognosi nelle diverse opere di apostolato. Attualmente lavoriamo nella cura degli infermi, nel servizio di carità con gli anziani, nei pensionati, nell'educazione, nella catechesi, nell'assistenza agli orfani, ai giovani, alle pastorali parrocchiali. È davvero una grande e bella attività questa nell'ambito del sociale, con una particolare caratteristica che è quella appunto dell'amore verso i Sacri Cuori. Ma in conclusione una brevissima annotazione. Ecco, parlavamo durante la pausa di una cosa molto molto particolare che mi fa piacere poter sottolineare e condividere anche con i nostri amici telespettatori. Una sorta di primato che ha la vostra congregazione, una vostra consorella particolare che ha avuto anche la possibilità di conoscere lei stessa, Suor Leonilde, una suora, se non sbaglio, di 110 anni. 110 anni ha compiuto il 17 aprile, pochi giorni fa. Che bello. Chissà Sì, quante cose lei dicevamo potrebbe raccontare anche della stessa Suor Leonilde. Sì, lei ogni tanto ci racconta qualcosa e una cosa lei dice che Sor Serafina era, Serafina si chiama la suora, che la madre Leonilde la chiamava della pallina di Dio. Che bello. Benissimo, Tanti belli veramente. ricordi. Veramente grazie, grazie Sor Lorena per questo spazio che ha voluto regalarci quest'oggi, una bella possibilità per Grazie, conoscere grazie a Suor te. Leonilde, ma anche la vostra congregazione, che è bello poter appunto scoprire anche attraverso le esperienze di questi, speriamo, santi quanto prima, anche se la santità appunto di vita è già un fatto riconosciuto. Grazie e buon lavoro a tutte voi. Grazie, grazie a te Nicola, grazie, buongiorno. E noi siamo in conclusione del nostro programma quest'oggi. Avremmo voluto soffermarci ancora su un'altra figura femminile, come abbiamo fatto già la settimana scorsa, ricordando l'anniversario della beatificazione di una laica, Armida Barelli. Abbiamo ascoltato degli estratti la settimana scorsa di questa giornata di festa che ha visto appunto Papa Francesco parlare della santità al femminile, dell'impegno nell'azione cattolica, e poi Monsignor Delpini, che è l'arcivescovo di Milano, appunto soffermarsi su Armida Barelli. Quest'oggi avremmo voluto ascoltare uno stralcio invece di quella che è stata la riflessione di Monsignor Claudio Giulio Dori, che è assistente ecclesiastico dell'Università Cattolica e dell'Azione Cattolica Italiana, e magari ci riproponiamo, ecco, di tornare su questo argomento nelle prossime puntate.
state. Intanto io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio anche Fra Ezio Varvara, che quest'oggi, come avrete potuto vedere, non è stato con noi in collegamento. Sono sempre tanti ovviamente gli impegni pastorali, ma lo ritroveremo la settimana prossima, e so che comunque ha avuto modo di seguire anche questa puntata. Allora, grazie ancora di cuore e buon proseguimento a tutti voi in compagnia dei programmi di Padre Pio TV.